Io non è che ero antifascista così, era l'istinto, era quello di essere come amante della libertà, bene a sapere, a conoscere dopo quello che aveva fatto il fascismo, quello che avevano fatto il tedesco. E allora ecco, io siccome sono ribelle per natura ad ogni forma di sopruso, io non sono violento, sono per la pace, però se vedo che uno mi fa un torto, reagisco. 25 aprile 1945. Il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia proclama l'insurrezione generale in tutti i territori ancora occupati dai nazifascisti. Arrendersi o perire, la parola d'ordine dei partigiani, che così pongono fine al regime di Benito Mussolini. Da quel momento in poi il 25 aprile è stato scelto come giorno simbolico in cui l'Italia si è liberata dal fascismo. Liberazione avvenuta tramite la lotta di uomini e donne disposti a dare tutto affinché altri non fossero costretti a dare più nulla. Tra coloro che hanno imbracciato le armi, Gilberto Malvestuto, sulmonese, classe 1921, che il fascismo se lo ricorda bene. Aveva applicato la dittatura, non c'era la libertà di stampa, c'era soltanto la libertà di pensiero, perché quella là non si poteva indagare nella testa, nel cervello della persona. I nazifascisti danno alle fiamme i paesi lungo la linea Gustav. È in questa miseria che i fratelli Ettore e Domenico Troilo decidono di fondare la Banda della Maiella. Era nata con piccoli gruppi che reagivano alle violenze dei tedeschi e alle violenze anche dei fascisti. I partigiani, profondi conoscitori delle montagne abruzzesi, furono fondamentali nello sconfiggere i nazifascisti. Nel giugno 1944 gran parte dell'Abruzzo è libero. Il maresciallo Messe ordinò alla Brigata Maiella di sciogliersi, perché ormai il vostro ciclo di partigiano è terminato. Ma Troilo, testardo, conosciuto come poi fu Troilo famoso, che ha fatto anche il prefetto di Milano, decise di continuare la lotta. E a chi gli chiede quale messaggio intende lasciare alle nuove generazioni, Gilberto Malvestuto risponde così. Lavorare, lavorare, lavorare. Rispettare gli altri senza pretendere che ti rispettino. Perché se tu rispetti gli altri, altri non ti rispettano. Perché ci sta sempre. Se uno dice buongiorno, è spontaneo rispondere buongiorno. E tu uguaglianza, quando c'è l'uguaglianza c'è tutto. Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Buon 25 aprile, soprattutto oggi abbiamo aperto con la testimonianza di un ex partigiano come Gilberto Malvestuto, intervista integrale che potete seguire proprio sul canale 14 del Digitale Terrestre a partire dalle 16:35. È un 25 aprile diverso dal consueto, quello che stiamo vivendo con le celebrazioni in tutta Italia limitate dall'emergenza coronavirus. L'Abruzzo ovviamente non ha fatto eccezione, anche se il Covid non ha spento il ricordo dei valori antifascisti che hanno caratterizzato la resistenza. E proprio per parlare di antifascismo e liberazione, noi andiamo da Paolo Renzetti nella nostra consueta finestra in diretta esterna. Buon sabato, buon 25 aprile anche a te Paolo, buon 25 aprile anche a Nicola Mattoscio, che è al tuo fianco, presidente della Fondazione Brigata Maiella. Buon pomeriggio ad entrambi. Grazie. Buona festa della liberazione. Grazie professor Mattoscio per aver accettato il nostro invito. Un buongiorno da Pescara ai nostri telespettatori. Professor Mattoscio, un 25 aprile, inutile negarlo, diverso dagli altri, comunque significativo, ma con una valenza probabilmente ancora più importante per quello che sta vivendo il nostro paese oggi. Sì, è molto triste festeggiare. E poi soprattutto festeggiare la riconquista della libertà e della democrazia in un momento così triste che vede tanti lutti, tante sofferenze di tutta la popolazione della nostra regione, delle nostre città, del nostro paese. Ma forse anche in questi momenti così difficili, proprio costa tanto come sia importante la libertà delle persone, delle singole persone, possiamo apprezzare di più il grande sacrificio fatto da la generazione che ci ha preceduto e che ha combattuto, ha dovuto combattere anche con le armi per riconquistare la libertà per loro, per noi e per le future generazioni. Siamo dinanzi alla lapide qui in Corso Vittorio Emanuele a Pescara, la lapide che ricorda le vittime civili e militari di questa tragedia della Seconda Guerra Mondiale.
Sì, voglio citare dei numeri al riguardo. È stata ricordata la tragedia di Milano, che con la guerra di liberazione ha avuto 2000 vittime nell'ambito della stessa città. Ecco, noi stiamo qui vicino a una lapide che ricorda il bombardamento della città di Pescara ed è il contributo di quasi 4-5.000 vittime, a seconda delle stime, che ha comportato come sacrificio solo questa città. E quindi la nostra regione è emblematica per il sacrificio fatto dal popolo italiano e prima ancora dagli abruzzesi per riconquistare la libertà, ma soprattutto come contributo dato alla lotta di liberazione e nell'ambito del movimento di liberazione il straordinario contributo, la grande epopea che è stata rappresentata dalla Brigata Maiella, ma preceduta prima da episodi importantissimi mai da dimenticare. La resistenza di Bosco Martese, la bellissima pagina di ribellione di Bosco Martese agli occupanti tedeschi e le giornate di Milano, di Lanciano dei primi di ottobre. Siamo a Pescara e qui alle nostre spalle vediamo questo muro che è uno dei pochi simboli rimasti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Per fortuna dopo le tragedie ci sono gli slanci di impegno, di responsabilità, ed è quello che è avvenuto in Italia e anche in Abruzzo e qui a Pescara. C'è stata cioè la stagione della ricostruzione e la sfida che avremo anche nelle prossime settimane, addirittura a partire dai prossimi pochi giorni, per provare a immaginare una ricostruzione non solo negli aspetti materiali, ma anche nello spirito, nella determinazione, nel senso di responsabilità di tutti i cittadini e delle nostre comunità per uscire fuori da questa tragedia che è il coronavirus. Quest'anno, probabilmente, anzi sicuramente per quello che sta accadendo con questa emergenza sanitaria, non ci sono state polemiche per questa giornata del 25 aprile, tutti uniti nel ricordare proprio la liberazione del nostro paese. Io ho apprezzato molto il contributo che ha dato il sindaco della città di Pescara, Carlo Masci, con il suo intervento su un quotidiano, ove fa appello al senso dell'unità anche nella ricorrenza della celebrazione della festa per la liberazione. È un invito che a mio giudizio va raccolto e va sempre più condiviso, sia pure con lo sforzo di tutti a sottolineare dei perimetri di questa unità, e i perimetri sono e devono sempre rimanere l'antifascismo, perché come ha detto un partigiano ancora vivo, per fortuna, non è stato ancora trovato il vaccino per l'antifascismo, per il fascismo, e quindi è giusto che non abbassiamo la guardia, così come non abbassiamo la guardia per combattere il coronavirus. La libertà non è mai conquistata una volta per tutte. Lei ha citato l'articolo di stampa con le parole del sindaco di Pescara Carlo Masci. Noi questa mattina con le nostre telecamere abbiamo seguito la cerimonia breve e sobria che si è tenuta in Piazza Italia, allora possiamo andare a vedere il servizio che abbiamo realizzato. Sindaco, una cerimonia sobria nella ricorrenza del 25 aprile, ma davvero importante considerando il momento che sta attraversando il paese. Sì, una cerimonia discreta, sobria, riservata. Abbiamo invitato soltanto 3 associazioni combattentistiche e d'arma. Era importante farlo per questa manifestazione, perché è la manifestazione che ricorda a tutti il sacrificio di tanti giovani che hanno combattuto e si sono immolati per la libertà. È un momento significativo della nostra nazione, ma non soltanto della nostra nazione, perché noi non possiamo non ricordare che tanti giovani da tanti paesi del mondo sono venuti a combattere qui in Italia e lo testimoniano i tanti cimiteri che ci sono e che oggi purtroppo non possono essere visitati, però era importante ricordarlo di fronte al comune e per fare in modo che questa corona venisse messa di fronte a una
una lapide che ricorda due medaglie d'oro pescaresi, quindi un momento molto toccante. Oggi è importante ricordarlo anche perché viviamo un periodo difficile in cui tutti insieme dobbiamo superare questo nemico invisibile, aggressivo, che dobbiamo sconfiggere insieme, non soltanto noi italiani ma tutto il mondo, e questa è la sfida che dobbiamo lanciare e dobbiamo raccogliere oggi che è il 25 aprile. Ci auguriamo che sia una giornata in qualche modo all'interno della quale ci ritroviamo tutti gli italiani. Oggi abbiamo voluto rappresentare il sindaco di Io la città di Pescara. Questa cerimonia, come ha detto bene, si è svolta in un clima particolare, quasi surreale. Ci auguriamo che dal prossimo anno le cose tornino all'interno della loro normalità. Oggi più che mai c'è bisogno di restare uniti, perché nelle difficoltà un vero popolo si distingue restando compatto e lottando insieme. L'importante è che la città prenda coscienza di quello che sta accadendo e che soprattutto in vista della riapertura delle attività, che sono la cosa centrale, dia tutta la collaborazione, mostrando l'alto senso civico che ha mostrato fino ad oggi. Un 25 aprile comunque molto importante. Io mi piace ricordarlo con le parole che mi ha scritto questa mattina un filosofo e scrittore pescarese che si chiama Tino Di Cicco. Oggi 25 aprile 2020 voglio guardare dalla mia finestra la nuova primavera e pensare a quei ragazzi che per amore rinunciarono alle loro primavere per regalarne a quelli come me e come te. Qual è l'insegnamento che arriva ai più giovani dalla giornata di oggi, dalla giornata che ricorda la festa della liberazione? Ma è fondamentale, perché i valori costituzionali, voglio dire, sono cosa fondamentale per la nostra Repubblica. La liberazione è quello che più ci interessa, e come diceva Pertini, non bisognerebbe barattare nulla con la libertà. Professor Mattoscio, abbiamo visto il servizio, l'hanno visto i nostri telespettatori, il servizio sulla cerimonia che si è tenuta a Pescara. Si parlava proprio di questa atmosfera quasi surreale che sta vivendo soprattutto oggi la nostra città per questa emergenza sanitaria. Vorrei chiederle ovviamente anche un pensiero su quello che sta accadendo in Italia, nella nostra regione, con tanti morti che purtroppo ci sono stati per questo Covid-19. Sì, purtroppo tanto dolore, tante sofferenze, tanti lutti e anche tanti eroismi, tanto impegno, tanta capacità di reazione, tanta voglia di sconfiggere il coronavirus e anche e soprattutto di riconquistare gradi di libertà e di impegno nei posti di lavoro, nella vita sociale, nell'esercizio delle piccole o grandi responsabilità che si hanno. Il Paese si deve sforzare di crederci e al tempo stesso si deve anche sforzare di non sottovalutare l'insidiosità di rischio del coronavirus. Sappiamo tutti che purtroppo non ancora la scienza ci mette nelle condizioni di poterlo sconfiggere e in primo luogo bisogna impegnarsi a rispettare le regole che la scienza stessa e le autorità preposte in questo momento ci suggeriscono. Jacopo, il professor Mattoscio ci ascolta per qualche considerazione e domanda da studio. Sì, io volevo chiedere al professor Mattoscio una considerazione mettendo insieme un po' due situazioni emergenziali come quella che stiamo vivendo e come quella che oggi insomma festeggiamo. Si parla molto, quando si parla di resistenza, di antifascismo, del ruolo delle testimonianze. Questa emergenza coronavirus ci ha fatto vedere, colpendo proprio la popolazione più anziana, che va ad aggredire proprio quelle che sono le testimonianze che ci restano di una generazione che da quella guerra uscì e che contribuì poi alla ricostruzione del nostro paese. Questo forse è un altro aspetto drammatico di questa situazione. Ma sì, le emergenze, quelle davvero straordinarie, purtroppo colpiscono prima di tutto le persone più deboli, le condizioni sociali più marginali. Durante la guerra e ai margini della lotta per la liberazione furono anche allora le persone più anziane, le donne, i bambini a subire le maggiori atrocità, le maggiori sofferenze. Così la storia si ripete nelle nuove condizioni. Ma ribadisco che
dalle sofferenze è sempre possibile recuperare la dimensione per immaginare nuove forme di normalità rispetto alle quali tutti dobbiamo sentirci impegnati. Lei ritiene che alla fine di questa emergenza sanitaria il tessuto sociale italiano in questo caso potrà essere più compatto, più unito rispetto a quando a quanto non fosse prima che l'emergenza scoppiasse? Io me lo auguro e ci voglio davvero credere. D'altronde il miracolo della ricostruzione economica italiana, sbagliando spesso, lo si riferisce agli anni 60. In realtà il grande miracolo economico italiano affonda le sue radici nell'immediato periodo successivo alla guerra di liberazione, quindi nel grande straordinario impegno per la ricostruzione post-bellica. Il segreto di quel miracolo fu l'unità del paese, l'unità del popolo, l'unità delle visioni e delle speranze. Bisogna recuperare questi sentimenti, queste visioni, queste speranze anche per immaginare una necessaria ricostruzione che si avverrà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Professore, l'ultimissima, le chiedo perché in questi ultimi anni il 25 aprile è stato definito un giorno divisivo, una festa divisiva? Chiedo scusa, una festa? Divisiva. Divisiva. Ah, divisiva. L'evoluzione politica e storica del paese che ha portato con la Seconda Repubblica a smarrire il sentimento di unità nazionale che era rappresentato dal cosiddetto arco costituzionale che aveva caratterizzato la Prima Repubblica. Non dimentichiamo che il cosiddetto arco costituzionale si fondava su una sola esclusione: il fascismo e chi voleva ancora continuare a interpretarne la continuità nelle mutate circostanze storiche. Tutti gli altri partiti erano accomunati e condividevano l'arco costituzionale, cioè i valori della Costituzione. Con la Seconda Repubblica si è smarrito questo sentimento, strumentalizzando gli aspetti della divisione. Forse questa condizione di sofferenza che stiamo vivendo questi giorni può essere l'occasione per far riflettere tutti che bisogna recuperare questa visione di condivisione della libertà, della democrazia, ma anche dei valori fondativi della Costituzione che ci garantisce la libertà e la democrazia, e cioè il valore antifascista. Grazie, grazie davvero al professor Nicola Mattoscio per questo prezioso e importante contributo proprio nel giorno del 25 aprile, nella ricorrenza della festa della liberazione, tra l'altro lo abbiamo più volte detto e ripetuto, in un periodo particolare davvero per la nostra regione, per il nostro paese. Grazie professor Mattoscio. Grazie per l'ospitalità. Grazie ai nostri telespettatori. Da Pescara, linea che può tornare allo studio. Grazie, grazie Paolo, grazie anche al professor Nicola Mattoscio, presidente della Fondazione Brigata Maiella. Noi continuiamo il nostro telegiornale perché con una maratona di letture su radiofrequenza l'Università di Teramo celebra proprio la ricorrenza del 25 aprile, festa della liberazione d'Italia dal governo fascista e dall'occupazione nazista e anniversario della resistenza partigiana. Il programma è stato organizzato dalle facoltà di Scienze Politiche e Scienze della Comunicazione con il coordinamento di due storici contemporanei dell'Università di Teramo, Pasquale Iuso e Andrea San Giovanni. A partire dalle ore 15 sulla radio dell'Università di Teramo, FM 102.101.3 o sul sito www.rfrequenza.it si potranno seguire i docenti e i numerosi studenti che si alterneranno nella lettura di brani sulla resistenza. Vediamo il servizio. E adesso facciamo un'incursione nello studio virtuale della radio dell'Università di Teramo per una bella iniziativa messa in campo da studenti e docenti dell'Università, oltre che dall'Ateneo nel suo complesso, per affrontare insomma questo 25 aprile ascoltando la radio e ascoltando delle riflessioni importanti. Ecco, tra poco andrete in onda alle 15, che cosa si potrà ascoltare in questo programma?
Beh, una trasmissione che abbiamo deciso di fare, una trasmissione un po' lunga, un momento di riflessione e di letture collettive, in cui abbiamo voluto cercare di fare un percorso attraverso i molti aspetti della Resistenza, appoggiandoci a ciò che è stato scritto allora o che è stato scritto subito dopo, ripensando a quegli episodi. Quindi ci sono romanzi, ci sono racconti, ci sono bibliografie, ci sono diari. L'elemento in comune che li unisce è che sono stati letti tutti quanti dai nostri studenti, e tutti quanti i nostri studenti hanno partecipato in vario modo, chi leggendo appunto un racconto o parte di un racconto, chi invece leggendo il materiale su cui aveva lavorato per la tesi, uno studente, Andreone, che ha trovato il diario del nonno che aveva appunto vissuto quegli anni e che lo ha riproposto. Bello è che questa memoria familiare in realtà in famiglia non circolava, quindi lui è veramente ha scoperto una parte nuova della storia, della sua storia familiare, e poi anche una nostra studentessa di un, diciamo così, ordine diverso, perché è una studentessa di dottorato che si è addottorata con un bel lavoro proprio sulle memorie della Resistenza e sul mondo dopo la Resistenza. Quello che abbiamo voluto raggiungere è stato soprattutto costruire una serie di ponti, cercare di riportare poi quello che è la realtà del 25 aprile, 75 anni dopo. Spero che insomma alla fine riesca per il meglio, e riesca soprattutto a trasferire via radio, quindi non ovviamente in pubblico e in presenza, ma che riesca a trasferire e a rendere sempre più giovani quei valori del 25 aprile. Niente retorica, fatti, discussioni, problemi. Ci cercheremo di darci, detta proprio in francese, una bella botta di giovinezza con questi valori. Grazie, allora vi auguro buon lavoro per questa maratona radiofonica che si può seguire su Radio Frequenza, sia sulle onde 102 e 101.3 che sul sito radiofrequenza.it. Assolutamente appuntamento da non perdere, tra poco alle ore 15, come avete sentito. Adesso, dopo l'ampia pagina dedicata al 25 aprile, parliamo anche dell'emergenza Covid, perché negli ultimi giorni l'Abruzzo ha fatto registrare un aumento percentuale dei casi di contagio da coronavirus al di sopra della media nazionale. Secondo il professor Marco Valenti, docente dell'Università dell'Aquila, la situazione, pur essendo sotto controllo, va attentamente monitorata. È una ipotesi, ma è difficile pensare con certezza al fatto che in Abruzzo il 7 maggio possa essere il giorno da contagi zero, quello insomma dove non ci saranno nuovi casi di coronavirus. È il parere del professor Marco Valenti, docente aquilano esperto in epidemiologia, che illustra però dati interessanti circa il contagio nella nostra regione nell'intervallo 16-23 aprile. La situazione in Abruzzo nel suo complesso è sotto controllo, può indurre ad un moderato ottimismo, ma va attentamente monitorata. Infatti in questo grafico sull'asse delle ascisse vi è il dato di numero dei casi per 100.000 abitanti, su quello delle ordinate l'incremento percentuale dei contagi. Ebbene, l'Abruzzo nella parte alta del grafico presenta un numero di casi per 100.000 abitanti di poco più di 200, sotto la media nazionale che è di poco superiore a 300, ma ha fatto registrare un aumento percentuale dei casi secondo solo a quello del Piemonte e ben al di sopra della media nazionale che è intorno al 12,5%. Nel grafico non è inserita la giornata di ieri, molto positiva, con 18 casi a fronte di oltre 1.800 tamponi. Il professor Valenti offre una chiave di lettura riferibile alle due facce dello sviluppo del contagio, che è molto debole nel territorio aquilano, debole nel teramano, ma è più forte nelle province di Chieti e Pescara. Noteremo per esempio che l'Aquila, intesa come provincia, quindi come ASL dell'Aquila, noi abbiamo le ASL provinciali, ha una prevalenza, cioè il numero di casi per 100.000 abitanti, molto basso, intorno a 70-75 casi per 100.000 abitanti, e un incremento percentuale nell'arco degli ultimi 10 giorni di calendario altrettanto basso, nettamente inferiore al 5%.
Teramo ha una prevalenza maggiore rispetto all'Aquila, abbastanza importante, lo colloca intorno al valore di 200 casi per 100.000 abitanti in questo momento. Anche qui però l'incremento è relativamente basso nell'arco dell'ultima settimana. Teramo ha sofferto di un problema di focolai circa un mese fa, che ha determinato un'impennata improvvisa dei casi per poi vedere un riappiattimento della curva. La situazione è invece un po' peggiore nelle province di Chieti e di Pescara. Pescara ha una prevalenza di malattia assolutamente molto alta, tra i 350 e i 400 nuovi casi per 100.000 abitanti, Chieti tra i 150 e i 200 casi per 100.000 abitanti, ma con un incremento percentuale nell'arco degli ultimi 10 giorni particolarmente elevato, intorno al 30%. Quindi potremmo dire che l'Aquila è in una situazione di zona fredda, Teramo potremmo dire che è in una zona di raffreddamento generale della situazione epidemica, Pescara è nella zona hot, nella zona calda, e Chieti è in una situazione di incremento sostanziale in questo momento della sua condizione di rischio generale. In generale l'Abruzzo, ripeto, ha una situazione non lontanissima dalla media nazionale, ma degna di essere attenzionata. Potrebbe essere applicato anche in Abruzzo il protocollo attuato nella clinica Humanitas di Bergamo per la comunicazione Covid, una unità speciale che si occupa quotidianamente del rapporto tra famiglia, medico e paziente ricoverato. Il problema era che i familiari non potevano quindi entrare in struttura, e quindi capisci che quando un familiare molte volte salutava il proprio caro dall'uscio di casa perché veniva prelevato dall'ambulanza, poi non lo poteva più rivedere. In molti casi è stato così, cioè i familiari non hanno più rivisto i propri cari. In un'emergenza sanitaria come quella del coronavirus, in cui si affronta un nemico sconosciuto e invisibile capace di mandare in crisi sistemi sanitari e sociali, è importante condividere esperienze e buone pratiche. Il dottor Allegrini, originario di Fossa Cesia, da anni impegnato come oculista ospedaliero all'interno della clinica Humanitas di Bergamo, racconta la propria esperienza in prima linea all'interno di una unità speciale creata nella clinica bergamasca per mettere in comunicazione pazienti Covid e familiari. Molto spesso, infatti, le persone contagiate e strappate ai propri affetti per combattere la personale battaglia all'interno di un ospedale non possono più avere notizie dei propri familiari, e viceversa chi è a casa aspetta con ansia comunicazioni sul proprio caro. Un gap che rischia di acuire la gravità della malattia per chi è in ospedale, influendo negativamente sulla psicologia provata del malato, ed in più pesa come un macigno sulle famiglie. E quindi abbiamo cercato di creare, quindi l'Humanitas ha creato questa figura, cioè di medici che ogni giorno leggono le cartelle e quindi gli esami, tutta quella che è la situazione clinica, e aggiornano i familiari. Sono un po' un link, perché i familiari non possono comunque stare al telefono, perché gli ausili respiratori impediscono il contatto telefonico, cioè in molti casi le condizioni non permettono che i familiari possano o scrivere con i cellulari oppure stare al telefono. Quindi questo che era inizialmente semplicemente un messaggio medico si è trasformato anche in un messaggio di affetto, perché trasmettiamo notizie, lasciamo messaggi, quindi è un qualche cosa che ha assunto un significato di gran lunga più ampio. Per quanto riguarda la fase 2, invece, l'esperienza lombarda del dottor Allegrini predica prudenza anche ai suoi conterranei abruzzesi. Non abbassare la guardia è il mantra da seguire. Per quello che riguarda i tamponi, noi abbiamo potuto osservare in questi mesi una continua riduzione dei tempi relativi agli esiti dei tamponi. Siamo partiti con un giorno, 24 ore, ma adesso riusciamo anche nell'arco di 6-8 ore ad avere i risultati. È fondamentale, perché questo che sarà il prossimo passo è la creazione di reparti delle zone grigie. Che cosa significa? Delle zone in cui è possibile mantenere delle norme, sempre di tutela degli operatori, ma a questo punto anche dei pazienti, che sono in attesa di sapere se sono Covid positivi o Covid negativi. La contagiosità di questo virus è molto alta,
e quindi basta abbassare la guardia e si può ritornare al punto di partenza. Ricordiamo che ci sono ancora nuovi contagi, non è che siamo a contagi zero, quindi questo ci fa capire come è necessario organizzarci nel migliore dei modi per poter almeno ripartire con le attività economiche. Per una vita così libera negli spostamenti credo che sia ancora prematuro. E così come nella vicina Pescara, oggi anche a Montesilvano sono stati rafforzati i controlli in città dopo l'ordinanza emanata dal sindaco Ottavio De Martiris, che ha parlato anche ai nostri microfoni di qualche problema che si è verificato nelle ultime ore durante la consegna delle mascherine. De Martiris, come proseguono i controlli nella giornata del 25 aprile a Montesilvano? Sono stato su tutte le zone oggetto dell'ordinanza e devo dire che i cittadini hanno rispettato alla regola tutto quanto prescritto, e questo non può che farmi piacere nella misura in cui hanno capito qual era lo scopo e l'intento del sottoscritto e del Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, ma soprattutto hanno capito quanto sia importante, insomma, ancora mantenere cautela per uscire definitivamente da questo triste periodo. Riviere di Montesilvano off limits. Sì, l'ordinanza prevedeva l'interdizione della riviera, fatto salvo i titolari degli stabilimenti ai quali abbiamo dato la possibilità di lavorare per sempre però con una limitazione che dava la possibilità a uno o due titolari di stabilimento di appunto presenziare all'interno degli stabilimenti per lavori di manutenzione. Nelle ultime ore avete iniziato la distribuzione delle mascherine alla cittadinanza di Montesilvano, ieri c'è stato qualche problema soprattutto in un punto di raccolta. Sì, come era prevedibile, le mascherine in questo periodo sono una delle cose che più di tutte servono e più di tutte sono ricercate dai cittadini. Faccio una premessa, noi siamo come comune non avevamo l'obbligo di fornire le mascherine, ma come fatto anche da altri colleghi ho inteso appunto distribuire tutte quelle forniteci dalla protezione civile regionale. Abbiamo deciso di ragionare 6 punti di distribuzione limitando però nei 4 giorni il beneficio tramite la lettera dell'alfabeto, l'iniziale del cognome dei cittadini. Diciamo che ieri in un solo punto si è creato un minimo di problema perché tanti cittadini non corrispondenti appunto a questo si sono riversati poi alle prime ore di distribuzione come se non ci fosse un domani, e quindi solo in quel punto si è creato un minimo assembramento che però grazie alla presenza anche della polizia locale che avevamo in qualche modo previsto in ogni punto nell'arco di un 20 minuti, mezz'ora si è risolta riconducendo il tutto alla normalità. Devo dire che nel pomeriggio tutto invece è andato e filato liscio e sono certo che lunedì, martedì e mercoledì, 3 giorni in cui si continuerà con la distribuzione, tutto sarà molto più tranquillo nella misura in cui ieri abbiamo poi deciso comunque di fornire mascherine anche a chi non ne aveva diritto in quella giornata e quindi abbiamo servito quasi il 60% della popolazione. Il Comune di Teramo ha aggiornato il proprio piano di protezione civile risalente al 2009. Ogni informazione sarà comunicata ai cittadini attraverso un'app Comunica Teramo, in grado di segnalare rischi e avvertenze. Il Comune di Teramo fa un piccolo grande miracolo, aggiornato in tempi record grazie anche all'attività degli uffici tecnici, il nuovo piano di protezione comunale civile risalente al 2009, un documento essenziale per la sicurezza dei cittadini per gli anni futuri. Il piano di protezione civile innanzitutto va a modificare un piano che era stato realizzato nel 2009 da una struttura pararegionale che era Abruzzo Engineering, oggi è stato fatto da un tecnico specializzato, da un geologo che ovviamente ha riportato tutti i rischi, ha aggiornato tutti i rischi allo stato attuale, per cui è sicuramente non un passo avanti ma un passo verso il futuro, possiamo definirlo. Il nuovo piano di protezione civile del Comune di Teramo non resterà chiuso nei cassetti degli uffici comunali ma sarà diffuso
diffuso e comunicato dettagliatamente a tutti i cittadini attraverso l'app Comunica Teramo, uno strumento per avere informazioni di emergenza ma anche di ordinarietà. I rischi sono più o meno quelli contemplati nel piano di protezione civile, con l'aggiunta del rischio sanitario, che è il rischio che attualmente sta rendendo la vita a tutti quanti noi un pochettino più complicata. L'app è un'app da scaricare ovviamente il più presto possibile, perché sarà la possibilità per comunicare direttamente tra il cittadino e l'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale, attraverso la propria struttura di protezione civile, comunicherà tutti i rischi e tutti i pericoli che ci sono all'interno della nostra città, e quindi sarà uno strumento utilissimo per mettere al corrente tutti i teramani sia delle eventuali possibilità dei lavori che si dovranno realizzare nella nostra città, ma anche dei rischi che incombono su tutti quanti noi. Ovviamente la cosa importante è che attraverso anche l'app i teramani potranno quantomeno condividere e iniziare a capire lo strumento del piano di protezione civile, perché nell'app saranno riportate le planimetrie per quanto riguarda il rischio sismico, dell'ammassamento, le planimetrie che riguardano tutti i rischi, ma il rischio idrogeologico, il rischio fluviale, tutto ciò che è contemplato in questo piano, e quindi sarà uno strumento per fare informazione e formazione. Un'ultima raccomandazione affinché il miracolo sia completo: teramani, scaricate tutti l'app Comunica Teramo, è facilissimo. Parliamo di sport adesso. Prepararsi al meglio per il ritorno alle attività. Da alcuni giorni i giocatori del Pescara fanno colloqui in video chat con un team composto da due psicologi, una metodologia di lavoro voluta dalla società e dal tecnico Nicola Legrottaglie. Con le attività agonistiche ferme per il Covid, il Pescara guarda ad un nuovo metodo di lavoro. La società e lo staff tecnico guidato da Legrottaglie hanno dato l'ok allo svolgimento di colloqui tra i calciatori biancazzurri e un mini team di psicologi che ha come riferimento il docente universitario Pietro Literio, che lavora in collaborazione con il dottor Valerio Canelli. Obiettivo: incidere sul cosiddetto potenziamento mentale, interagendo per ora in video chat. Finora abbiamo fatto appuntamenti settimanali, ma cercheremo di fare degli intervalli più brevi, di solito ogni 5 giorni, e cercheremo di lavorare sempre di più a due livelli: il livello di individuale, dove cerchiamo di fare un lavoro di potenziamento mentale a livello individuale da parte di tutti i giocatori coinvolti, e un livello invece di gruppo, dove cercheremo di rafforzare, di potenziare il noi. Quindi la coesione di gruppo, l'interdipendenza, l'integrazione, quindi l'uno per tutti, tutti per uno. Quindi un lavoro a due livelli. A livello più individuale, Andrea, è importante dire che lavoriamo su 4 aree di intervento. Lavoriamo sul dialogo interiore, quindi sul dialogo interno, che, come dire, da limitante o possibilmente limitante all'interno del giocatore deve passare al potenziante. Lavoriamo sull'immaginazione anche dell'atleta, anche qui per potenziare l'immaginazione in ambito sportivo. Lavoriamo sugli stati fisici, quindi corporei, la giusta attivazione psicofisica, e lavoriamo sugli stati emotivi, per cercare di gestire anche le emozioni come transitorie, che possono essere, come dire, l'ansia, l'insicurezza legata a determinate circostanze. Sarà poi fondamentale il momento in cui si dovesse tornare al Poggio per gli allenamenti. E quella sarà la parte più importante in assoluto, perché adesso in questa fase noi stiamo lavorando in video chat. E quindi avviare un lavoro di potenziamento mentale in video chat, diciamo, è il percorso più difficile, perché per costruire il rapporto di fiducia e di conoscenza anche con i giocatori è necessaria invece la relazione dal vivo. Con Legrottaglie apprezza il tecnico del Pescara questa metodologia? Apprezza, senza, come dire, il suo consenso non sarebbe nemmeno potuto partire, dimostra una ampia, come dire, cultura della psicologia dello sport, ed è importante anche la collaborazione con loro. Sì, c'è buon feeling, devo dire, questo ci aiuta parecchio. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono già disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube e anche sul sito web www.tv6.it. Il TG finisce qui. Da parte mia non resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurarvi un buon sabato e un buon 25 aprile.